Gentili e carissimi amici, un caro saluto a tutti da Fabrizio Cerilli e benvenuti sul canale Fabri Fabrics. Oggi voglio proporvi, raccontarvi una piccola esperienza che ho avuto, una cosa particolare, carina. L'argomento riguarda la gara di Hong Kong nel Masters che c'è stato la settimana scorsa, scorso weekend. In particolare la gara della 150 che ha visto vincitore Fuchs, secondo Delestre e terzo Emanuele Gaudiano. Decido di fare un video con questi cavalieri appaiati. Pensavo che 2 decimi di distacco tra il primo e il terzo, esattamente 21-22 centesimi, era pochissimo e quindi poteva venire fuori qualcosa di carino, di interessante, no? Vedere questo distacco minimo. Considerate che in questa situazione, di questa gara precisamente, l'ho misurato fotogramma per fotogramma a parte, già l'ho fatto, un decimo equivale a circa dai 20 ai 40 centimetri di spazio, per cui parliamo di una distanza di Fuchs su Delestre di 20-30 centimetri e su Gaudiano appunto 70-80 centimetri, al massimo 1 metro. Quindi prendo tutti i file, le immagini, le metto a fianco, vado a sincronizzare i cronometri, faccio sempre così perché è il modo per far trovare uguali sincronizzati i due percorsi. Quindi sincronizzo i cronometri, i più punti del tracciato, e poi torno all'inizio per vedere se comunque l'avvicinamento al numero 1 è uguale per tutti e due e controllare tutto quanto. Vi propongo direttamente l'ultimo salto perché mi viene fuori una sorpresa che non mi aspettavo, e infatti mi trovo il finale di questi tre binomi con il cronometro sincronizzato, quindi sono alla pari. Considerate che ci può stare una piccola tolleranza, non può essere perfetto al 100%. E mi trovo sull'ultimo salto questa situazione che andiamo a vedere. Ok, play. Eccoci qua, battuta del salto. Se notate, Delestre sta già quasi salendo, e difatti eccoci qua, Delestre è quasi sulla parabola, e Fuchs e Gaudiano. Gaudiano è anche leggermente in vantaggio su Fuchs, se vogliamo. Delestre invece sta già toccando terra per la ricezione. Gaudiano e Fuchs sono perfettamente identici. Delestre è avanti. A questo punto ho detto: non ci siamo, sto sbagliando. Fabrizio, hai sbagliato qualcosa, vedi un po'. Rifaccio tutto da capo, ricontrollo tutto di nuovo e mi veniva sempre la stessa cosa. Allora che faccio? Non lo so, provo a ricontrollare, ricontrollare ancora, finché mi accorgo sui file che ho della registrazione della gara in diretta che loro hanno mostrato un video a fine gara dei primo e secondo messi insieme e ravvicinati, che è questo qui, ok? Qui andiamo verso la partenza. E considerate che la regia internazionale ha tolto il cronometro perché effettivamente, guardate, sincronizzare due cronometri al millesimo è una cosa difficilissima. Soltanto due cavalli che gareggiano insieme nella stessa gara e vengono ripresi da una telecamera, si può dire che sono perfettamente sincronizzati. Mentre invece, affiancando due percorsi in questo modo, sebbene il cronometro sia un punto di riferimento, si potrebbe dire quasi perfetto, credo, secondo me, per tanti altri video che ho fatto in passato, che una tolleranza almeno di un decimo ci può stare, e a volte anche di più. Quindi la regia internazionale, per non incappare in questa situazione del cronometro, che cosa fanno? Vanno a posizionare il piede, no? Il piede che batte. Quindi, ok, vediamo il video della regia internazionale. Loro sincronizzano, vedi, lo stacco del piede, ok? Lo stacco del secondo piede anteriore, che poi dà inizio al salto. Quindi lo stacco del piede è perfetto, loro l'hanno messo proprio molto preciso, io non ero riuscito a metterlo così preciso, con mio piacere dico così vediamo proprio ancora meglio la situazione, anche se devo dire che spesso
dallo start delle fotocellule alla battuta del numero 1, per tanti cavalli possiamo trovare tante differenze. Soprattutto in un jump off ci sono cavalieri che iniziano già in questo momento, cioè dal taglio della fotocellula, a cercare di accorciare la distanza, di accorciare il tempo, prima ancora di arrivare al numero 1. Quindi questo riferimento diciamo che va bene, ma comunque 1-2 decimi secondo me ci potrebbero stare di differenza, potrebbero, ma non ha importanza e capirete in seguito. Andiamo avanti, loro poi lasciano andare le immagini e tutto va bene perché va tutto ok. Quindi andiamo avanti, arriviamo all'ultimo salto. Qui mi aspetto finalmente di vedere una cosa diversa da quella che avevo fatto io con il mio montaggio, perché dico, questa è la regia internazionale, tutto preciso, molto più di me, per cui troverò una situazione ottima. E invece che cosa mi ritrovo? Mi ritrovo che anche nel loro filmato, che è questo che state vedendo e che potete trovare in rete, se volete vi do il link dove si trovano queste cose, vediamo Delestre che è in vantaggio su Fuchs. Eccolo qua, cioè Delestre in parabola, Fuchs sta staccando, Delestre si riceve, eccolo, ok, e Fuchs è indietro, Delestre va avanti, vanno tutti e due avanti, e ecco qua, cioè Delestre ha chiuso la prima falcata dopo l'ultimo ostacolo, che in genere è comunque una falcata corta e rapida, e Fuchs si sta ricevendo adesso con i due anteriori, quindi Delestre è avanti proprio al 100%. A questo punto dico, ma no, io non sono in grado di vedere qualcosa, perché è ovvio che il vincitore è Fuchs, su questo non si discute, è ovvio che Delestre è arrivato secondo e Gaudiano terzo, e qua non c'è nessunissimo dubbio al mondo. Per cui il problema sono io che non vedo qualcosa. Studia, finché a un certo punto ho trovato la soluzione. Ci ho messo 3 giorni per arrivarci, spero che voi magari ci siate già arrivati o arrivati prima di me. E dove sta la differenza? Che è in sostanza quello che vi volevo raccontare. Ragazzi, adesso vi mostro perché Fuchs ha vinto, nonostante, diciamo, nel suo insieme è dietro a Delestre. Ha vinto perché, guardate questa immagine, questo è Delestre, questa è la fotocellula, ok? E questo, un attimo che sistemo una cosa, ecco, e questo qui è Fuchs, ok? Fotocellula. Ora cosa faccio? Io metto la linea immaginaria della fotocellula, con questa riga rossa, davanti a Delestre, che in realtà comunque la linea precisa sarebbe questa, perché le due fotocellule non erano parallele all'ultimo salto, erano leggermente in diagonale, ma per quello che voglio dirvi va bene così. Quindi faccio la stessa cosa con Fuchs, eccolo qua, avete notato la differenza? La differenza è molto semplice, anche per Fuchs questa sarebbe la linea esatta in diagonale, ok? Allora la differenza dove sta? Ricordate che noi stavamo dove stiamo? Ricordatevi che noi stavamo in questo modo all'arrivo, ok? E qui andiamo a vedere che la testa del cavallo di Fuchs si trova sulla linea della fotocellula, quella di Delestre si trova, la testa del cavallo si trova al di sopra della linea della fotocellula. Quindi Fuchs interrompe il tempo con la testa del cavallo, mentre Delestre e Gaudiano interrompono il tempo con il petto del cavallo. E allora succede che proprio nell'attimo in cui si trova a tagliare il traguardo, Fuchs recupera in quell'istante lo spazio che va dalla testa del cavallo alla spalla, qui al petto, che possono essere 60, 70 cm, 80 più o meno, ma comunque certamente questo è il momento in cui lui ha vinto la gara, e questa secondo me, secondo la mia osservazione, è ciò che gli ha permesso di vincere, e cioè che il suo cavallo avesse la testa in basso
e poteva arrivare a interrompere la fotocellula, al contrario di quello di Delestre che è andato a stoppare il tempo con il petto. Tutto qua, amici cari. Spero che vi siate divertiti, spero che sia stato interessante anche per voi questa cosa. Ci ho messo una vita a capire questa situazione. Ma la volevo capire a tutti i costi, sapevo perfettamente che sbagliavo io, che non riuscivo a vedere dove era la soluzione, e secondo me questa è la soluzione. Se avete osservazioni, se avete suggerimenti, magari se pensate che non è così, magari ne parliamo e ne sarei ben felice. Un caro saluto a tutti, amici belli, da Fabrizio Cerilli. Ciao.